questo è il problema. Che cosa è più nobile? Soffrire nell'animo per i sassi e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna, o impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare, morire, dormire, niente più, e con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille affiliazioni naturali a cui la carne è destinata. Questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente. Morire, dormire, forse sognare. Ecco, è difficile, perché quali sogni potranno visitarci in quel sonno di morte, quando saremo usciti dalla stretta di questa vita piena di affanni mortali, pensiero su cui ci si deve fermare a riflettere, e sono proprio pensieri si fatti a prolungare la durata della sventura, perché chi sopporterebbe le visioni del tempo, i torti dell'oppressore, le offese dei superbi, le pene di un amore spinto, i ritardi della legge, l'arroganza dei potenti, gli scherni che il meritevole pazientemente subisce da parte di gente indegna, potendo trovare pace da se stesso con la semplice lama di un pugnale? Chi sarebbe disposto a portare carichi sulle spalle, a gemere e sudare pane, a gemere e sudare della vita, difficoltà della vita, se non ci fosse cosa dopo la morte, terra inesplorata dai confini, e se sul sole mai nato dietro l'amore che vorresta con la nostra cimice accettare i mali, siamo affetti. Piuttosto da spiccare il volo verso altri, a noi completamente ignoti, così la riflessione ci rende